Da adesso in poi, quando uso il passato remoto in italiano, voi dovete darmi il past simple. E quando invece uso il passato prossimo, voi dovete darmi il present perfect, che è quello con have, no? Quindi past simple oppure present perfect. Passato remoto, past simple. Passato prossimo, present perfect. Allo stesso tempo, siate consapevoli che se siete al nord dell'Italia, fate un uso, diciamo, eccessivo, secondo la Crusca, del passato prossimo. E se siete dal sud dell'Italia, siate consapevoli che fate un uso eccessivo del passato remoto. Quindi, per fare la corrispondenza corretta, bisogna usare già l'italiano in modo, diciamo, corretto. Non è una parola che mi piace, però diciamo che bisogna usare l'italiano toscano, che fa un equilibrio fra passato remoto e passato prossimo. Quindi, come diresti in inglese, preparai? E come diresti, ho preparato? Quindi, in questo primo caso, qua abbiamo un passato remoto. E qua abbiamo un passato prossimo. Ricordatevi che non ha niente a che fare con la distanza nel tempo. Remoto in questo caso non vuol dire lontano e prossimo non vuol dire necessariamente vicino, no? E quello che significa è se o no è collegato in qualche modo al presente. Quindi preparai, questo è un verbo regolare in inglese, e dovrei dire I prepared. I prepared. Questa è una A. I prepared. Non c'è nessun ausiliare, non usiamo il verbo avere qua. I prepared. Passato. Invece ho preparato. In questo caso usiamo passato prossimo, quindi usiamo il present perfect in inglese e diciamo I have, mettiamo il verbo avere come in italiano, I have prepared. Ok? Quindi per formare il present perfect c'è bisogno del soggetto, più have, più il participio passato, che in inglese con i verbi regolari il participio passato è uguale al passato, alla forma passato del verbo. Quindi subject, have e past participle, questo mi dà il present perfect in inglese. Ok, quindi andiamo avanti. Come diresti, ho preparato. Ho aspettato. Aspettai. Ho chiesto. Egli chiese, non ho aspettato.
Ok, quindi come diresti questi? Quindi ho preparato, I have prepared. Ho aspettato, I have waited. Forma regolare. Aspettai. I waited. Ho chiesto. I have asked. Egli chiese. He asked. Non ho aspettato. I have not waited. Facciamone un altro. Egli ha chiesto. In questo caso dovrei mettere have alla terza persona, quindi he has asked. Quindi ho preparato, I have prepared. Ho aspettato, I have waited. Ho chiesto, I have asked. Non ho aspettato, I have not waited. Egli ha chiesto, he has asked. Nello stesso tempo. Quindi proviamo questo. Proviamo, ce l'ho. Ce l'ho. Come diresti quello? Non ce l'ho. Ok, facciamo aspettai. E non ho aspettato. E facciamo avete aspettato. Domanda. Avete aspettato? Quindi ce l'ho. Io ho lo. I have it. I have it. Allora in questo caso stiamo usando have come verbo principale. Io possiedo questa cosa. Non è un ausiliare per costruire il tempo. Qua abbiamo non ce l'ho. I. E quindi dato che questo è un verbo pieno, non è ausiliare qua il verbo have, vuol dire possedere. Devo mettere in negativo al presente normale. I don't, non ce l'ho. I don't have it. Metto don't davanti al verbo per creare il negativo di quel verbo. Ricordati che questo è un verbo pieno, vuol dire possiedo. Aspettai, I waited, I waited. Non ho aspettato. I have not waited. Facciamo avete aspettato? Allora, l'ausiliare qua, cioè la maniglia, è avete, ok? Avete. Ma è una maniglia e questa maniglia qua funziona nello stesso modo della maniglia essere. Cioè, quando io faccio una domanda con la maniglia essere, quindi allora vediamo un po'. Sei contento? Facciamo sei contento e poi facciamo sei contento? Domanda. Ok, quindi il primo diciamo you are happy. E questo è l'affermativo. You are happy. Ma per fare la domanda con la maniglia essere, non mettiamo do, invertiamo il verbo essere con il soggetto e diventa are you happy? Ok? E con il verbo avere funziona nello stesso modo, no? Funziona nello stesso modo. Quindi facciamo avete aspettato. Mettiamo che questo è affermativo e facciamo
Avete aspettato? Domanda. Allora, nell'affermativo direi you have waited. E ricordati che qua have non è un verbo pieno, è un verbo, una maniglia che serve per costruire il tempo, in questo caso il present perfect, l'equivalente del passato prossimo, ok? Quindi you have waited mi costruisce il present perfect. E dato che una maniglia, dato che c'è già questa maniglia, non ne mettiamo un'altra e quindi per fare la domanda si inverte come il verbo essere, si inverte soggetto e verbo e verbo, quindi diventa have you waited? Have you waited? Spesso sento dire, per esempio, Do you have waited? No, non si può dire. Have you waited? Perché questo mi fa già la domanda, invertendo. Tutto il giorno, in inglese diciamo all day. All day. Quindi proviamo. Abbiamo lavorato qui tutto il giorno. Allora, qua stiamo usando il passato prossimo, abbiamo lavorato, perché stiamo collocando questa azione di lavorare nella cornice temporale che include il presente, tutto il giorno. Si presuma che il giorno non è ancora finito e quindi utilizziamo il passato prossimo in questo caso, perché l'arco temporale include il presente. Questo è molto importante perché è la stessa cosa in inglese. E questo arco temporale in questo caso è tutto il giorno, ma potrebbe essere anche millenni, no? Quindi non ha niente a che fare con la durata del tempo. Il discorso è se include il presente o no. Quindi abbiamo lavorato qui tutto il giorno, qua siamo costretti a usare sia in italiano che in inglese, in italiano il passato prossimo e in inglese il present perfect, quando l'arco temporale include il presente, inizia nel passato ma include il presente, ok? E, quindi we have worked, passato prossimo, quindi we have worked, present perfect, con participio passato che è uguale al passato con i verbi regolari. Quindi we have worked here all day. We have worked here all day. Ok, quindi i verbi regolari in inglese hanno la stessa forma al passato come al participio passato. Quindi, come diresti, ho deciso. E come diresti, non ho deciso. Come diresti, decisi. E non decisi. Come diresti questo in inglese. Quindi, ho deciso, I have decided. Non ho deciso, I have maniglia, quindi negativo dopo la maniglia, I have not decided. Decisi, nessuna maniglia, neanche in italiano, I decided. Non decisi, I, qua abbiamo bisogno della maniglia
sul verbo al passato, I did not, che diventa didn't, I didn't decide. Ok? I didn't decide. Quindi, ho aspettato. I have waited. Aspettai. I waited. Non aspettai. I didn't wait. Non vi aspettai. I didn't wait for you. Non vi ho aspettato. I have not waited for you.